era il più atteso ed è stato l'ultimo ad essere ascoltato. Antonio Sorgi, l'alto dirigente della Regione Abruzzo, arrestato il 30 settembre con l'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e turbativa d'asta per l'ampliamento del cimitero di Francavilla nell'ambito dell'inchiesta denominata Risole, è entrato nell'aula del Tribunale dell'Aquila poco prima delle 14, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Guglielmo Marconi. Ha risposto alle domande che gli sono state rivolte dai PM Antonietta Picardi e Simonetta Ciccarelli alla presenza del GIP Giuseppe Romano Gargarella. Ha parlato per circa un'ora e mezza Sorgi e alla fine è uscito lasciando la parola al suo difensore. Avvocato, allora? Ha risposto all'interrogatorio e ci sono istanze di revoca. Grazie. Avete presentato istanze sì, di revoca? Sì. Dottore, lei dice qualcosa? Può dire qualcosa? No, non posso dire niente. Però è soddisfatto su come sono andate le cose? Su quello che le hanno detto i giudici? Avete chiarito la vostra posizione? Lei ha risposto, ovviamente. L'istanza di revoca dei domiciliari è stata poi presentata immediatamente alla cancelleria del GIP. Prima di sorgere, entrato nell'aula, l'altro arrestato, vale a dire l'architetto Antonio Giordano. Anche il suo incontro con i magistrati è stato abbastanza lungo, segno questo che ha risposto alle domande. Lui però, all'uscita, non ha proprio aperto bocca. Ci dice qualcosa? Ha risposto? Ci dice qualcosa? Giusto solo se ha risposto o meno. Ha risposto sì, perché sennò... Visto il tempo che è rimasto dentro, ha spiegato qualcosa, almeno ci dica questo, se ha spiegato o non ha spiegato. Ha buttato le documentazioni? Prima dei due arrestati sono stati ascoltati coloro che sono inquisiti, l'architetto di Giulianova Giovanni Vaccarini, accompagnato dall'avvocato De Massis. Anche Vaccarini ha chiarito la sua posizione. Si è avvalso invece della facoltà di non rispondere Antonio Di Ferdinando.